sono occupato della morte misteriosa di Anna Esposito, commissario di polizia, trovata senza vita, legata alla maniglia di una porta con una cintura per pantaloni nel 2001, il 12 marzo del 2001. Perché mi sono occupato del caso di Anna Esposito? Mi sono imbattuto in questa vicenda un po' per caso. Sono arrivato a Potenza il 12 marzo del 2002, quindi forse proprio perché era il giorno della ricorrenza, in tanti mi dicevano lì è come, lì c'è qualcosa che non va, bisogna andare avanti, bisogna scavare. Potenza su questa vicenda aveva messo una pietra sopra, del caso non se n'era più parlato e non è stato più affrontato da nessuno fino al 2010, quando mi imbatto di nuovo in questa storia, dopo il ritrovamento dei resti di Elisa Claps nel sottotetto della Chiesa della Trinità a Potenza. Dai fascicoli, dai faldoni di quell'inchiesta spunta fuori un'informativa che mi ha rimesso sulle tracce del commissario Anna Esposito. A quel punto sono andato a riprendere tutti gli atti della prima inchiesta e immediatamente, da una prima analisi, da una prima lettura, mi sono accorto che c'erano tante cose che non andavano, tante zone d'ombra che andavano investigate, tante falle investigative, tante zone grigie lasciate dagli investigatori dell'epoca, che poi è stato possibile riprendere rimettendo insieme e dando un filo logico agli atti che all'epoca avevano portato il magistrato a escludere tutte le altre ipotesi e a chiudere il caso come suicidio. Leggendo quelle carte ho avuto la possibilità di capire che forse l'ipotesi del suicidio era proprio quella più difficile da dimostrare. Di tutta questa storia esiste un libro? Esiste un libro scritto, come dire, mi sono accorto che a un certo punto gli articoli di giornale non bastavano più, bisognava mettere tutto insieme, ho raccolto tutto quello che avevo scoperto e ho scritto il segreto di Anna. Io non ho la verità in tasca sul caso di Anna Esposito. Nel libro ho introdotto semplicemente tre temi molto forti, dei collegamenti da approfondire che riguardano le connessioni con il caso di Elisa Claps, con l'omicidio di Elisa Claps, le minacce che la poliziotta riceveva nel suo ufficio, nella questura, un ufficio riservato, l'ufficio della Digos, dove pensare che qualcuno estraneo alla questura avesse potuto avere accesso per poter minacciare il commissario è davvero difficile da credere. È una terza pista, anche questa molto forte, che riguarda una storia turbolenta, amorosa, finita male, da cui era uscita fuori di recente, come dire, poco tempo prima di morire, il commissario Anna Esposito. La procura, dopo la riapertura delle indagini, è partita proprio da quest'ultima pista, è una situazione in evoluzione, attendiamo di apprendere a che conclusioni giungerà la procura. In questa avventura chi ti accompagna, che poi ha conosciuto di persona Anna Esposito? Mi accompagna Gianluigi Laguardia, collega, anche lui giornalista. Lui ha avuto la possibilità di conoscere Anna Esposito, da sempre me ne ha parlato come una persona che difficilmente avrebbe potuto decidere di togliersi la vita. Questo perché era molto legata alle sue due figlie e anche perché, come dire, quello di diventare funzionario della Polizia di Stato per lei era un sogno che si era realizzato solo pochi anni prima. Chi era Anna Esposito? Beh, io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Anna Esposito nel lontano 1993, quando all'età di 27 anni arrivò in un piccolo comune della Basilicata, a Sant'Angelo le Fratte. Come primo incarico di lavoro era il segretario comunale di quel piccolo paese. A quell'epoca lei già era sposata, aveva due piccole bambine e sin dai primi contatti, dall'amicizia che nacque così in maniera goliardica, era una ragazza solare, la classica ragazza campana con la testa però sul collo, che sapeva già quali erano i suoi obiettivi di vita. Lei, pur essendo segretario comunale, mi confidò che stava continuando gli studi, era laureata in giurisprudenza, perché voleva diventare commissario di polizia.
fece poi il concorso, 2 anni dopo riuscì ad entrare nella Polizia di Stato e la ritrovai nel 96 a Potenza, quando arrivò alla questura di Potenza. Poi fu nominata qualche anno dopo primo dirigente della Digos a livello nazionale. Quindi nel giro di poco tempo, a 35 anni, aveva già ottenuto risultati lusinghieri, che erano il frutto della sua intelligenza, del suo intuito, del suo fiuto, ma soprattutto del suo mettersi a studiare. Era una che studiava sempre, voleva sempre apprendere, conoscere. Parlava con tutti ed era una persona molto umile. Riceveva tutti nella sua stanza, parlava con l'operaio, con il contadino, con l'avvocato, con il politico. Non faceva mistero di essere una donna al servizio di tutti, come un vero servitore dello Stato. Quando appresi della sua morte, fui uno dei primi ad accorrere nell'obitorio del San Carlo di Potenza e anche lì il primo fatto increscioso che mi ha lasciato sempre esterrefatto in questi anni. Una donna che era stata fino a qualche ora prima dirigente della Digos, commissario della questura di Potenza, era sola lì nell'ospedale San Carlo. Non c'era neanche un collega che stava a vegliarla in attesa dell'arrivo dei suoi familiari da Cava dei Tirreni. Questa cosa mi rabbrividì tantissimo e poi ebbi anche il piacere di poterla accarezzare l'ultima volta indossandole la cravatta di servizio, che si erano dimenticati nella fretta di ripoglierla. E in quel gesto, quando alzai il collo della camicia, vidi che il suo collo non era talmente tumefatto così come si poteva pensare da un impiccamento violento. Quindi notai che qualcosa probabilmente non appariva chiaro. Poi, a distanza di tanto tempo, con il lavoro, con l'inchiesta, con le pressioni della famiglia, ma soprattutto con il lavoro intelligente che ha saputo fare Fabio Amendolara, ho cercato di raccontare a lui chi fosse Anna Esposito e che secondo me era una mamma di 2 bambine, Gabriella e Caterina, di 7 e 3 anni, alle quali era molto legata e che non si sarebbe mai potuta suicidare, anche di fronte alla separazione più totale di una crisi sentimentale, perché venivano per lei prima di tutto le figlie, la famiglia e poi il suo senso del dovere e il rispetto dello Stato che lei onorava tutti i giorni portando con orgoglio e con onore quella divisa da commissario di polizia. Grazie, noi restiamo in attesa della verità. Grazie, è soltanto questa verità che noi lo dobbiamo alla sua memoria, alla sua famiglia, ma soprattutto a questa donna che è stata probabilmente una donna sfortunata, abbandonata da tutti nel momento in cui probabilmente anche lei aveva chiesto aiuto allo Stato.